Molti di noi a un certo punto nella vita si sono chiesti: ma è tutto qui? C'è qualcosa di più? E hanno osato sognare, magari anche sognare in grande. Dobbiamo approntare delle nuove risorse, rivedere il nostro piano, modificarlo in alcuni punti, capire se l'obiettivo verso il quale noi stiamo procedendo è davvero il nostro obiettivo. Ogni sosta, per quanto imprevista, per quanto definita, in un primo tempo scocciatura, si rivela nella maggior parte dei casi come un'ottima occasione di crescita per rimetterci in discussione, per trovare persone che ci aiutino, ascoltare dei consigli buoni. È come se ci fosse un disegno che si sta compiendo, ci è dato di vederlo per intero solo alla fine. Dobbiamo pazientare, dobbiamo avere un focus tipo raggio laser verso il nostro obiettivo. Le distrazioni vanno eliminate, i libri che non leggiamo, riviste su un tavolino in soggiorno che fanno la polvere, vecchie collezioni di francobolli che nessuno guarda, non hanno più nessuna importanza nella nostra vita. Noi siamo cambiati. Potare le abitudini non utili e acquisire quelle abitudini invece che potrebbero rivelarsi molto salutari, come ad esempio un po' di movimento in più, bere più acqua, dormire un po' di più, darsi degli orari per i pasti, cercare di mangiare meglio, circondarsi di persone che non hanno paura di vederti brillare, che vogliono il tuo bene e che ti dicono: se tu ritieni che questa sia la cosa giusta per te e sei felice, allora io gioirò dei tuoi successi. Decidi chi vuoi aiutare e aiuta. È dando che si riceve. Questa cosa ti fa bene, ti incoraggia e nei momenti down che arriveranno tu puoi distogliere la tua attenzione da te stesso e pensare a chi è meno fortunato di te, che magari è giusto la persona che stai aiutando a ritrovare il sorriso. Piangi, piangi finché hai finito di piangere le tue lacrime, ma datti un tempo massimo per non cadere nell'autocommiserazione. Durante il viaggio potresti scoprire di dover aggiustare la rotta. Fregatene del giudizio degli altri e cambia quel che devi cambiare, perché l'unico termometro che ti fa capire in modo inequivocabile che sei sulla strada giusta e stai andando nella giusta direzione è la pace che hai nel cuore e la gioia che provi nel trascorrere il tempo che vola facendo quello che sei nato per fare.